Oggi non si va a scuola, schere! Guarda Junior, forse è meglio se ti alzi, ti ha sgamato. L'ha capito che non c'hai un malore. Alzati, muoviti e scappa. Mamma, schere, io scappo. Ciao zia, Greto, oddio. Greto Junior, che diavolo? Non si va a scuola, se. Come la mamma sta chiamando la polizia? Ma che cosa? Ma stai scherzando? Oh mio Dio, ragazzi, Greto Junior l'ha presa la ferra di Supreme di Samantha. Mamma, prendilo nel mazzo. Salve a tutti pagliacci e pagliacce, cuore amico, e benvenuti o bentornati in base ai vostri punti di vista sul mio canale, su questo nuovo video della vita reale da bambino. E se ragazzi, se vi porto Ronaldo Junior, voi vi incazzate e forse un po' ci avete ragione, perché voi mi dite ormai, omega, ci siamo affezionati a questa serie e vogliamo vederla sempre. Bene, allora oggi ragazzi vedremo una cosa che vi riguarda molto da vicino, perché sono sicuro che anche molti di voi fanno ogni tanto le storie per andare a scuola. Le facevo io fino a qualche anno fa, che facevo le superiori, che non c'ho voglia di alzarmi, perché sì, io sono pigro, no? Non mi va di alzarmi mai dal letto. Figurati se i bambini non fanno le storie per andare a scuola, magari quando hanno 10, 11, 12, 13 anni. Vedete, le facevo fino a qualche anno fa, quindi schere. Per cui ragazzi, guardate i video, Ronaldo Junior oggi farà incazzare letteralmente sua madre e suo padre, perché da quando è arrivata la vera madre di Ronaldo Junior, Samantha, ora si riga proprio dritto, regà. Voi non avete l'idea di come sta cambiando Ronaldo Junior. Ve lo dico, guardate fino alla fine. Prima di passare al video ragazzi, al divertimento, voglio salutare su Instagram Jessica Criscuolo 58 che mi scrive: ti amo e sei il mio idolo. Addirittura raga, voi a volte siete troppo espressivi, non avete addirittura che mi amate. Grande Jessica, bella per te. Vai a scuola anche tu, non fare come Ronaldo Junior. E ti saluto. E saluto anche Samuele Ippolito il biondino, bella, che mi scrive: forza Ronaldo Junior e schere, soprattutto in questo video, guarda, perché mi ha dato Junior a fare incazzare la mamma. Comunque, grazie Samuele per il tuo commentone, bella per te, e ti saluto. Mentre vi ricordo che se anche voi volete essere salutati da me e dal mitico Ronaldo Junior in tutti i prossimi video, venitemi a seguire su Instagram, che lo trovate qui ragazzi in descrizione. Quindi andate in descrizione, distruggete il tasto segui, venitemi a cercare e avrete la possibilità di essere salutati. Quindi mi raccomando, mettete mi piace, commentate, tutto quello che volete. Vi aspetto. Siamo, eccoci in questo video. Questa la riconoscete sicuramente, è stata per tanto tempo la cameretta del nostro Ronaldo Junior. Vabbè, insomma ragazzi, la conoscete già. Che poi Ronaldo Junior, mi spiegherai perché non hai detto a papà che c'hai il bongo e... oddio, che perché c'ha quella roba lì sopra? Vabbè, ora non è il momento di pensarci ragazzi, perché abbiamo un problema più grave. Ragazzi, dovremmo riordinare la nostra stanza, perché sicuramente è un po' disordinata. Però non c'ho voglia, non c'abbiamo per niente voglia. E tra l'altro oggi dobbiamo andare anche a scuola. Non ci voglio andare a scuola. L'unica cosa bella di quando mio padre era fidanzato con Jasmine, ragazzi, perché Jasmine veniva sempre a svegliarmi la mattina, diceva: Jasmine, oggi non ci voglio andare a scuola. E non andavo a scuola, andavo a giocare a calcio dalle nani, perché Ronaldo Junior è il pischelletto, è il nuovo fenomeno, ragazzi. Che poi passerà al Barcellona per far pigliare infarto a suo padre, un altro conto. Però vabbè, siamo sempre lì. E quindi ragazzi, Samantha è venuta, ha detto che sarebbe venuta di nuovo perché ci devi accompagnare a scuola. Ragazzi, oggi si fa sega, si marina, non lo so come si dice da voi. Oggi non si va a scuola, schere. Quindi ora fingeremo un malore a terra prima che arriva la mamma. Muoviti Ronaldo Junior, stenditi a terra come se fossi tipo morto. Ok ragazzi, guardiamo la cosa da un'altra prospettiva. Samantha si sta incazzando, forse penso che ragazzi l'ha capito che Ronaldo Junior che siamo svenuti, non lo so. Però la mamma si sta incazzando, cioè tipo è rimasta così e ci sta dicendo di alzarci da terra. Ronaldo Junior, non ti alzare, pensando che sei morto o qualcosa del genere. Ragazzi, oggi abbiamo deciso che non andremo a scuola. Porca miseria, non andremo a scuola. Samantha si sta incazzando, dice: Ronaldo Junior, chi ti ha insegnato che non si va a scuola, si va tutti i giorni? C'ha ragione. Chi ci ha insegnato? Un certo CR7 ce l'ha insegnato. Ronaldo Junior, forse è meglio se ti alzi, ti ha sgamato. L'ha capito che non c'hai un malore. Alzati, muoviti e scappa prima che viene tuo padre. Ragazzi, Ronaldo Junior sta dicendo alla mamma, stiamo dicendo a Samantha, che non abbiamo voglia di andare a scuola perché oggi si sdroga, si sdrogheggia. Non so oggi che giorno è, ragazzi. È un giorno normalissimo, il venerdì. Mamma, dal venerdì sopra e domenica inizia il weekend. Porca miseria, e si sdroga a scuola. Mamma si sta incazzando, attenzione ragazzi.
ragazzi, la prima lite di madre e figlio. Samantha ora gli tira uno schiaffone. Quando Giulio scappa finché sei in tempo. Questa non è Jasmine. Ragazzi, a quanto pare Samantha ci vuole obbligare ad andare a scuola. Ma maschere, io scappo. Ciao zia. Sono le 8:30, ragazzi. Dovrei già essere a scuola da tipo... No, adesso. Ok ragazzi, la nostra unica fortuna è che papà va agli allenamenti, quindi non ci dovrebbe... Cosa? Papà! No! Oddio ragazzi, la mamma avrà detto a papà che non vogliamo andare a scuola. Papà, oggi non ci vado alla scuola. Non ci vado, non c'ho voglia. Aia! Ragazzi, mio padre e mia madre si stanno incazzando. Papà, non ci vado. Col fischietto che ci vado alla scuola. Sono anche dedato, mi sono appena alzato e mi state facendo pasta spatti. Aiuto, aiuto. Oddio, non ci vedo niente. Non ci vedo niente in mezzo agli altri. Bene, dammi un panino. Guardi dell'FBI, aiuto. Mio padre e mia madre mi vogliono picchiare. John, aiutami. Aiutami John, ti prego. Momento giusto per bere qualcosa. Ma vabbè, faccio io, dai, questo qua, guardate, sto pelato non fa mai niente, raga, ma lo fa tutto io. Ascolta, ascolta papà, ne possiamo parlare? Papà, ne possiamo parlare? Va bene, l'hai voluto il cudu. Colpo segreto. Oh, oddio. Ronaldo Junior, che diavolo. Oh mio Dio, ragazzi. Si è buggato Ronaldo Junior, l'ho visto. Non lo so. Aiuto. Aiuto, e a scappo. Va bene, sì, vado a scuola e poi li prendo in giro. Ciao, sfigati. Oh no, mi sa che mi raggiungono adesso. Aiuto, aiuto. Ragazzi, la mamma e il papà mi stanno inseguendo. Vai, Ronaldo Junior, sulle Lambo e sulla Ferrari. Su, prendi mamma e papà. Sgare, oggi non si va a scuola. Se, se, prendetemi, prendetemi. Oggi, ragazzi, abbiamo deciso di fare figa deliti a bordello. Sgare, sgare, se, venitemi a prendere. Sgare. Un terrazzo, ragazzi, io pare che ci possa sgamare, ma da qua prima o poi devo uscire. Quindi ragazzi, posso uscire e buttarmi tatticamente in piscina, dato che qui si può. E vai Ronaldo Junior, bella mamma, bella paschere. Oddio. Oh, oddio. Ma what the fuck, ragazzi. Ronaldo Junior è più glitchato del ma non so di cosa. Ok, siamo bagnati fradici, fa un freddo cane di mattina, anche se siamo a primavera. Però ragazzi, sti cazzi, fa freddissimo. Torna dentro, Ronaldo Junior, torna dentro. Si sta capendo niente in sto video, raga. Il peggio bordello. Ultimo di tregua, non capisco bene cosa stia succedendo. Perché mamma e papà sono scesi. Papà ci sta dicendo di andare subito a scuola, se no finisce male. Se no che succede? Sghere, sghere, ragazzi. Dovete essere trasgressivi. Non fatelo a casa questo, però. Mi raccomando, perché può comportare seri danni alla vostra famiglia e serie mazzate. Peschere, non ci vado a scuola. Se... Come la mamma sta chiamando la polizia? Ma che cosa? Ma stai scherzando? Mamma, che cazzo fai? No ragazzi, perché sapete che funziona così. Quando sei minorenne e non vuoi andare a scuola, i tuoi genitori hanno l'autorizzazione a chiamare la polizia, i carabinieri, chi cazzo. Come no? Non chiamare, in questo caso in America, raga, non si chiama la polizia, si chiama la security. No, non ci vado a scuola. Aiuto, aiuto, aiuto. Ragazzi, Ronaldo Junior, penso che gli sia partita la bobina. No, sul tavolo, scendi. Giuro, mi sto cagando sotto. Non voglio andare a scuola. Mamma, guarda che ormai, che ore sono? Sono le 8:47, abbiamo fatto 15, quasi 20 minuti di rissa a inseguirci. Ragazzi, la mamma sta spiegando ai poliziotti che... Oddio, ragazzi, guardate. Guardate come stanno a guardare male. Ragazzi, sta spiegando alla security. Non chiamiamo i poliziotti, alla security, che non vogliamo andare a scuola e che sono disperati. Mamma e papà non sanno come fare. Papà, ti prego, mi compri un'altra felpa Supreme. Ma dove se ne esce adesso? Vabbè, lasciamo stare. Ragazzi, questi due fanno paura, potrebbero fare i miei maggiordomi. Mamma, questi sono i miei maggiordomi. E schiare. No ragazzi, non ci vado a scuola, l'ho detto. Oggi io a scuola non ci vado. Non ci vado. Quindi c'è solo una cosa da fare in questo momento. Scappare! Scappa, Ronaldo Junior! Scappa! No, non mi dire che lo stai per fare. Oh mio Dio, ragazzi, Ronaldo Junior ha preso la Ferrari Supreme di Samantha! Ronaldo Junior, che stai facendo, ragazzi? Ronaldo Junior penso si sia cacciato in un bel guaio. Ecco, vai qua, sai guidare! Cioè, ragazzi, non ci credo, ma ci crede che abbiamo due stelle? Due stelle perché non vogliamo andare a scuola! Ragazzi, oddio, la mamma sarà incazzata, ragazzi. Samantha sarà incazzata nera come una iena bestia. Ronaldo Junior, vai piano con quest'auto che non la sa guidare. Ecco, infatti, vedi, guarda, guarda ragazzi, proprio ti riesci a frenare con quest'auto. Ronaldo Junior, senti, ti dico una cosa. Nella posizione in cui sei adesso hai rubato un'auto, sei inseguito dalla polizia perché non vuoi andare a scuola. Chiudiamo le parentesi, inseguito dalla polizia perché non vogliamo andare a scuola. Ti conviene andare a scuola, Ronaldo Junior, prima che la mamma arrivi. Presto, Ronaldo Junior. Ok ragazzi, non so ancora il perché, ma abbiamo due stelle. Forse quando la polizia vede che sono arrivati a scuola ci smetterà di seguire. Frena, Ronaldo Junior, ma
Ok ragazzi, qui c'è anche qui la guardia della security. Aspetta di corso perché c'è la scuola. Che sta succedendo? Ok ragazzi, presto, mi arriva mia madre. Difendetemi, difendetemi, difendetemi. Aiuta! Ah! Mamma, e anche questo cretino qui della security, aiuto! Io scappo! Come? Aspettate, ho sentito bene? Ragazzi, Francis, che vabbè lo conoscete ormai, Francis sta parlando con la guardia e mamma e dice che oggi non c'è scuola, hanno aspettato fino alle 9, infatti che ora è? Sono le 9.03. Francis sta dicendo ragazzi che hanno aspettato fino alle 9 ma le maestre hanno fatto sciopero, perché sì, le professoresse, maestre, raga, hanno fatto sciopero e quindi non c'è scuola. Se mamma, prendilo nel mazzo, domazze schere, volevi farmi andare a scuola. Pure tu, guardia infame, nel mazzo, eschere. Infatti ragazzi, anche l'altra guardia è andata lì e gli sta confermando che non c'è sta a scuola. Se, se, colpo segreto, se, per festeggiare. Ok ragazzi, la mamma si è incazzata perché ha preso la sua Ferrari senza permesso, si sta incazzando. E gli ha detto che queste cose non si fanno, che sia la prima e ultima volta. Mamma, in realtà questa è tipo la 20ª volta. Non so quante volte ha rubato le auto a Ronaldo. In tutti i casi non siamo andati a scuola. Se, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, fatemi sapere anche voi se riuscite a marinare la scuola, a fare sciopero, insomma, non andare. Scrivetemelo giù nei commenti se avete mai fatto una cosa del genere. O la volete fare da adesso, però ve lo sconsiglio, perché sennò finite come la mamma di Ronaldo Junior. Ditemi nei commenti se il video vi è piaciuto. Un bel pollice in su, il super supporto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, importante per non perdere le altre mistiche avventure di Ronaldo Junior e tutti i suoi amici. Vi ricordo che in descrizione ancora per qualche giorno trovate le maglie in edizione limitatissima di Ronaldo e Ronaldo Junior, le maglie ufficiali della vita reale da calciatore. Quindi ragazzi, andate a dargli un'occhiata perché tra poco non ci saranno più. Io vi dico che se dovete essere salutati nei prossimi video da me, Ronaldo Junior che fa il pazzo, fate come lui. Vedete ragazzi, va qui e va sul suo Instagram e mi viene a seguire sul mio. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire se volete essere salutati nei prossimi video e anche parlare con me in direct. Per questo video è tutto, mamma schiere, io me ne vado con la tua Ferrari. Ronaldo Junior sta rischiando il culo per ora ragazzi. Come cozzo ragazzi, Ronaldo Junior pazzo, dove vai? Ti è impazzito. Vi ringrazio ancora tutti per la visione e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.